Esatto. Ok, a questo punto faccio partecipare anche voi, vi state annoiando un pochino. Facciamo un giochino? Facciamo un giochino. Molto semplice, pubblico in posizione da... Palazzo della Cultura, quartiere Pratamone, presenza soluzioni di continuità che realizzarono i due tritoni, uno giovane e uno anziano. Voglio raccontare, senza angosciarmi troppo e prendere troppo tempo, anche come è nata l'idea. In uno dei tanti momenti dove io ho provato ad angosciare il nostro sito, è giusto che la ditta Preati e ha fornito grande parte del materiale per l'esecuzione del restauro e anche una parte dei caschi per i nostri allievi. L'ente scuole ditta Mannino, con il suo titolare Adriano Mannino, che ha certificato grazie al suo patentino l'esecuzione corretta dell'allestimento dei punteggi. La ditta Sabato, con il suo responsabile amministrativo capo dell'Accademia, è stato l'architetto Enrico La Rosa. Bene, è importante. Ed è importante che io nomini uno per uno gli allievi che hanno seguito questo lavoro. Filippo Davì. Nunziella La Placa, anche lei assente ma per un motivo diverso, in attesa di dare vita ad un futuro erede. Tania Laudani, Noemi Rapisarda, Erika Minni, Manuela Carullo, Sara Di Marco ed infine anche dei tutori cultori delle discipline per le quali si è potuto attivare questa progettualità, Francesca. Probabilmente del tritone giovane. E quindi questo lavoro e questo momento di valorizzazione deve farci sentire. Il Dio Amenano scalpita perché non ne può più di essere coperto da quel lenzuolo, tra l'altro fa anche caldo e allora sarò brevissimo. Vorrei soltanto ricordare ai miei concittadini e anche ai non catanesi, ai turisti che sono presenti, incuriositi nel cercare di capire che cosa sta accadendo, vorrei ricordare a ciascuno di noi che siamo nel cuore di una delle più belle piazze barocche del nostro paese. Così è stata definita Piazza Duomo da illustri storici dell'arte. E gli elementi identificativi di questa piazza, prima ancora che il prospetto barocco che copre l'antico prospetto della cattedrale di Sant'Agata, prima ancora che questo bellissimo palazzo dei Chierici alle mie spalle, del palazzo degli Elefanti, gli elementi identificativi di questa piazza per i catanesi sono Uliocio, il simbolo della nostra città, l'elefante nella sua sistemazione dopo il terremoto del 1693, è quella che per noi è l'acqua lenzuolo, uno degli elementi identificativi della città. Questa fontana è uno dei simboli di questa bellissima piazza. E guardate, da attento frequentatore anche della pescheria, tutte le volte che passavo nei momenti liberi per andare a fare un po' di spesa, non ne potevo più di vedere questo bellissimo monumento che aveva cambiato colore. La pietra bianca era diventata grigia in alcuni punti, voi lo sapete perfettamente, era addirittura niura.
col senso del contrasto del bianco e del nero della città. E non ne potevo più di vedere naturalmente il simbolo della fontana con il braccio che mancava, il dito e molti altri elementi. Allora ho chiesto, il comune non versa in buone condizioni finanziarie, ho fatto un appello, questo appello è stato raccolto dall'Accademia delle Belle Arti e consentitemi innanzitutto dal suo direttore, che vorrei ringraziare anche per le parole molto affettuose che in ogni occasione mi attribuisce, mi dedica, così come voglio ringraziare di cuore la sovrintendente, perché questa operazione nella sua correttezza filologica non sarebbe stata possibile senza i consigli, i suggerimenti, la supervisione e il vostro controllo. Quando si fanno queste operazioni ci vuole il cuore e l'anima di chi fa il gesto del restauro, ma ci vuole anche una mente che dica e dosi che cosa può essere fatto, perché stiamo parlando di quella che è veramente un'opera d'arte. Tra tutti vorrei ringraziare in particolare le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato di gomito là sopra in tutte le condizioni climatiche e se lo meritano. Così come vorrei ringraziare di cuore ovviamente l'assessore alla cultura e i suoi collaboratori che hanno prestato la loro attività. A me fa particolarmente piacere che questa fontana ritorni nella sua limpidezza, fa piacere che questa avvenga senza un euro di spesa da parte del comune. In questi giorni ci sono state leggende metropolitane sul costo di questa operazione di restauro, che al comune, lo dico pubblicamente, non è costato un euro se non il costo per l'acquisto di una telecamera che resterà fissa in un punto in cui c'è, perché sia controllata e perché anche di notte sia messa sotto controllo, in modo che se c'è qualche malintenzionato sa che sarà ovviamente. Questo è l'unico costo che abbiamo sostenuto. Per il resto la bellezza della fontana adesso la rivedrete, l'acqua tornerà a cadere come è sempre caduta nella memoria della città e la nostra idea è di replicare, ma questa sarà una sorpresa, questa stessa idea in un altro punto della città, a segnalare l'inizio e la fine di questo percorso lungo la via Etnea. Avremo un'acqua o lenzuolo, due, in un altro punto della città. Auguri e in bocca al lupo, grazie di cuore. Allora, per concludere degnamente questo momento, prima di dare apertura al nostro monumento, alcuni allievi dell'Accademia Belle Arti e un docente dell'Accademia Belle Arti ha realizzato delle opere in memoria di questa straordinaria giornata da consegnare al sindaco e alla sovrintendente architetto Fulvia Caffo. Allora, professore Guzzetta.
Thank you.